Allora, oggi iniziamo a parlare dei file. Sappiamo tutti, almeno intuitivamente, che cos'è un file, nel senso che lo usiamo ogni giorno in cui clicchiamo su un link per aprire un documento, nel momento in cui scriviamo un programma, stiamo scrivendo un file, nel momento in cui lo compiliamo, il compilatore crea il programma eseguibile e lo salva all'interno di un file e così via. Un file è una sequenza di byte che viene salvata tipicamente su una memoria di massa, quindi un hard disk, una chiavetta o quello che utilizzate. Una sequenza di byte, quindi un file di 200 megabyte avrà 200 milioni di caratteri uno dopo l'altro. E ci pensa il sistema operativo a gestire come e dove memorizzare questi caratteri sulla memoria di massa a disposizione. Però questo è dal punto di vista dell'utente. Qual è il punto di vista del programmatore su un file? Qual è il modo con cui noi, nei nostri programmi, potremmo imparare a leggere, scrivere, modificare i contenuti dei file su disco? Allora, ci renderemo conto abbastanza in fretta che leggere o modificare un file in realtà è molto semplice. Non è particolarmente diverso rispetto a leggere da tastiera o scrivere sullo schermo. Nel senso che le istruzioni saranno praticamente le stesse. Anzi, gli inventori del C e di Unix insieme decisero proprio che il terminale, cioè tastiera e schermo, non erano altro che un tipo particolare di file. Per cui tutto ciò che abbiamo imparato sull'input-output fino ad oggi, leggi, scrivi, stampa, si applica cambiando solo, diciamo così, un pochino le funzioni che utilizziamo, si applica direttamente anche ai file. Quindi la difficoltà non è tanto usarli per leggere e scriverli, la difficoltà è soprattutto capire e gestire correttamente il modo in cui sono formattate, sono codificate le informazioni all'interno del file. Qui abbiamo provato a fare una micro tassonomia, no, per orientarci un pochino sulle varie tipologie di file che ci sono. Se voi prendete il vostro hard disk, guardate che cosa c'è dentro. Ci sono file di tutti i tipi. La stragrande maggioranza di file che trovate sul vostro computer sono file di tipo binario. No? Allora, in realtà sono tutti file binari. Alla fine i byte sono codificati in binario, punto e basta. No? Però noi distinguiamo, diciamo, due grossi blocchi di tipi di formati, tipi di codifiche di file, separando, isolando quei file per cui per codificare le informazioni si usa il codice ASCII o il codice Unicode, che è di fatto l'estensione internazionale dell'ASCII, ma è all'interno del quale viene memorizzato del testo in qualche modo. Un file in formato testuale, file ASCII, no? Di qualunque sottotipologia, è un file che noi possiamo sempre aprire con un editor. Che sia l'editor integrato di CodeBlocks, che sia il blocco note, che siano altri editor di testo, e vederlo. Poi magari non lo capiamo, e vi faccio gli esempi, ma perlomeno i caratteri li leggiamo. Mentre invece la grossa parte di file sono codificati come sempre in binario, ma non fanno uso del codice ASCII, quindi sono codificati in binario in modo diverso, in modo deciso, no? Da chi ha deciso di creare quel file. Se voi prendete una immagine, una fotografia appena scattata con la macchina fotografica o col telefono, quella lì viene salvata in un file JPEG. Provate ad aprire un file JPEG con un editor di testo, vedete schifezza. No? Ma perché non è il programma giusto per aprire quel tipo di file? Il sistema operativo lo sa bene, se voi cliccate sul file JPEG vi fa vedere, vi apre il visualizzatore di immagini, non vi apre il blocco note. No? E
questo, diciamo così, è normale, io ho bisogno di codificare, facciamo un esempio semplice, io ho bisogno di codificare 1000 numeri interi. Come li salvo su disco? Beh, potrei pensare di avere 1000 numeri interi, avrò 1000 volte un numero intero che codifico su 32 bit in complemento 2. No? E allora avrò un file di 4000 byte esatti, i primi 4 byte rappresenteranno un numero intero codificato in complemento 2 su 32 bit, i secondi 4 byte rappresenteranno un numero intero di nuovo codificato in complemento 2 su 4 byte, cioè su 32 bit, e così via fino in fondo. È una codifica binaria, chiaramente, perché devo decidere i miei dati come rappresentarli in binario, che mi sono inventato io. Posso fare un programmino che legga e scriva file in questo formato, ma non posso sperare che nessun altro programma al mondo sia in grado di leggere e capire cosa c'è in questo file. Perché il fatto di sapere che quei 4000 caratteri sono in realtà 1000 numeri interi, e questi numeri interi sono espressi su 32 bit, e in questi 32 bit uso la codifica in complemento 2, l'ho deciso io adesso. Non c'è una legge che lo dica. Quindi quando trovo un file binario, o conosco il programma che l'ha creato e conosco come il programma che l'ha creato usa i byte al suo interno, o altrimenti non ho speranza di farci qualche cosa. E questo è comune a tutti i file binari. In realtà poi all'interno dei file binari, qui ci sono queste due grosse distinzioni tra formati standard e formati proprietari. Un formato standard è un formato in cui chi se l'ha inventato, perché qualcuno sempre le cose le inventa, chi se l'ha inventato ha poi pubblicato le specifiche. Cioè là, facciamo l'esempio del primo, qua il PDF. L'Adobe ha inventato il formato PDF e ne ha pubblicato le specifiche. Un tomo di 800 pagine in cui, se voi volete sapere come è fatto un file PDF, lì dentro c'è scritto tutto. E quindi, volendo, potreste costruire un vostro programma che sia in grado di leggere o scrivere file in formato PDF. Quindi quello è un formato binario, inventato da qualcuno, ma poi le specifiche di questo formato sono state pubblicate e descritte. E questo permette, no, la creazione di altri programmi, altri software, che leggano e scrivano file con quello stesso formato. Stessa cosa, le fotografie JPEG, noi diamo per scontato, no, che quando tu prendi una fotografia con una macchina fotografica, poi quel file riesci a trasferirlo sul PC e magari anche vederlo, ecco. Magari anche su PC diversi, e magari anche sul telefono. Perché? Perché ci si è messi d'accordo a monte su come doveva essere codificata un'immagine, e come deve essere salvata, e che interpretazione dare ai singoli byte che compongono quel 2 megabyte, no, della fotografia che avete scattato. JPEG è diverso dal PDF, nel senso che mentre PDF è un formato che è stato pensato da un'azienda, una sola, Adobe, JPEG invece è un formato che è emerso da un processo di standardizzazione. No? Infatti il nome del formato JPEG è in realtà il nome del comitato che l'ha standardizzato, sta per Joint Picture Expert Group, cioè un gruppo di esperti uniti sulle immagini, tradotto male. E quindi, diciamo così, è più neutrale, più sopra le parti. È un formato che siamo sicuri che continuerà. Se Adobe decide di lanciare il PDF versione 1.9 e renderlo incompatibile con le versioni precedenti, è un prodotto suo, può fare anche ciò che vuole. Mentre invece formati standard generati, diciamo così, da comitati aperti, quindi standard, cosiddetti standard aperti, in cui è possibile, diciamo, partecipare nel processo di standardizzazione, hanno, diciamo così, maggiore garanzia di sopravvivere nel tempo. Poi ci sono i formati ancora diversi, il formato zip, formato binario in cui compattiamo, no? Comprimiamo le informazioni. Tutti i programmini che vi faccio scaricare li metto sul sito, li comprimo tutti in zip, non tanto perché siano grandi, ma perché è comodo tenere insieme quei 4-5 file in un unico archivio. Questo è un formato che è emerso negli anni, nel senso che le prime versioni erano uno standard proprietario, poi la ditta non è più esistita, è fallita, e un gruppo di sviluppatori indipendenti ha creato dei programmi che lavorassero su quel formato.
E siamo arrivati adesso a milioni, milioni no, ma migliaia di programmini diversi che sono in grado di leggere e scrivere quel formato. Quindi sono formati noti. No? Come si è arrivati a renderli noti, conosciuti, i percorsi sono diversi. No? Ma sono tutti formati binari. E poi ci sono i formati cosiddetti proprietari, in cui ci sono delle aziende che creano un formato e non ti dicono niente, non si sentono... No? Tenute in nessun modo a specificare o a favorire l'interoperabilità di altri programmi con quel formato. Ad esempio i formati di Office, il Doc, l'Excel, eccetera. Per cui è molto difficile trovare, ad esempio, dei programmi alternativi che siano in grado di leggere, scrivere, modificare correttamente, fedelmente, il layout o il contenuto di un documento di Office, ad esempio, di Microsoft Office. E questa è una scelta, eh? È una scelta chiaramente commerciale. Anziché, cosa ha fatto Adobe col PDF? Adobe vende le licenze, non solo dei suoi software. L'Acrobat Reader lo scaricate gratis, però quando voi dovete produrre una stampante, se voi siete una grande azienda, no? Dovete produrre una stampante e fare in modo che la stampante sia in grado di stampare e fare il PDF, lì pagate le licenze ad Adobe. Quindi in questo caso l'azienda ha tutto l'interesse a far sì che quel formato suo sia il più diffuso possibile, perché poi in realtà guadagna non dagli utenti semplici come noi, ma guadagna dai produttori di hardware, di attrezzature che usano quel formato e per poterlo utilizzare pagano delle royalty all'inventore in quel caso. Quindi dietro ci sono dei modelli di business dietro queste cose. La Microsoft dice no, no, un attimo, il formato lo decido io, lo cambio ogni 6 mesi, così tu vai bene a scaricarti OpenOffice, ma non funzionerà mai bene come se comprassi il mio Office, no? Perché ogni tanto vado a cambiare anche formato. Quando a un certo punto l'antitrust europeo li ha praticamente obbligati a pubblicare il formato, ci sono fotografie che il formato dei file DocX, XLX, eccetera, formati da Office 2007 in avanti, sono 2500 pagine. No? Allora, pubblicare un mostro e non pubblicare nulla, diciamo che sono abbastanza equivalenti. Ma queste sono, diciamo, logiche che stanno dietro, poi dietro, diciamo, le scelte pratiche e tecnologiche ci sono sempre delle logiche. Dal nostro punto di vista, di questi file binari riusciamo a fare ben poco. Non perché sia impossibile, non perché sia un file protetto, no? È semplicemente perché è molto complicato, con le capacità e col tempo che abbiamo in questo corso, è molto complicato andare a capire come sono codificati questi file binari. O ci inventiamo dei formati nostri semplici, ma perché li usiamo solamente tra di noi, ma dei formati veri, ufficiali, sono tutti molto complicati da gestire. Infatti poi esistono delle librerie che ci possono aiutare a leggerli, gestirli, ma noi a livello basso, semplice, non ci riusciamo a fare quasi nulla. Io qua ho provato, giusto per ribadire il concetto, a prendere, dove andate? Qua. Cioè, un file, questo è un file eseguibile di uno dei programmini che abbiamo fatto, compilato, e ho provato a aprirlo con un editor di testi, no? Con un blocco note, questo programmino qua è un blocco note un po' potenziato. È incomprensibile ovviamente, perché un editor di testi presume che il contenuto del file, o perlomeno non presume niente, interpreta il contenuto del file prendendo i singoli caratteri, i singoli byte, e leggendoli come, decodificandoli secondo la tabella dei codici ASCII. Quindi un file eseguibile dentro è scritto in codice macchina, non è scritto in codice ASCII. E quindi quando voi prendete una istruzione in codice macchina, che sia la somma di A più B, che è codificata con certi byte, e a quei byte lì leggete come se fossero dei codici ASCII, è ovvio che viene fuori una schifezza. Ma la stessa cosa, ho provato a aprire il file PowerPoint che stiamo guardando adesso, è la stessa cosa, quel file PowerPoint contiene del testo. Qui ci sono delle parole, delle lettere, ma poi come sono codificate queste lettere, che in realtà poi fanno parte di un'immagine, all'interno del file... Non è diretto, non è trasparente, è in un formato che, vabbè, qui ci fa vedere in nero questo programma i caratteri di controllo, che sono i codici ASCII dallo 0 al 32, se ricordate. Quindi non è impossibile, no? Per aprire il file, il formato PPT, si può, richiede degli anni di lavoro per riuscire a comprenderlo.
Diverso invece è il caso dei file ASCII, in cui noi ne conosciamo molti. Ad esempio, tutti i programmi in C che abbiamo scritto li salviamo e sono file di testo, file ASCII normali, che possiamo, normalmente li riapriamo col blocco, col compilatore, ma potremmo aprirli benissimo col blocco note, chiunque può aprirli e vederli. Poi magari non li capisce se non ha imparato il linguaggio C, ma perlomeno vederli può. No? Quindi la totalità dei linguaggi di programmazione, penso sia la totalità, sono codificati, sono scritti in codice ASCII, leggibile. Ma perché devono essere scritti direttamente dalle persone? E devono essere più facilmente trasmissibili, e trasportabili da un tipo di macchina a un'altra. Poi ci sono, all'estremo opposto, c'è il testo libero, cioè voi aprite il blocco note e cominciate a scrivere il vostro diario. O quando noi, anche qua in aula, aprivo un file di testo e scrivevo il testo di un esercizio, io stavo usando un editor di testo per salvare un file in formato ASCII, poi per convenzione lo salviamo con l'estensione .txt, per ricordarci, questo è testo semplice, che contiene delle parole. Per testi semplici, per messaggi semplici, non formattati, è più che sufficiente. È chiaro che se volessi formattare il titolo, il grassetto, il carattere, eccetera, ho bisogno, non mi basta un editor di testi, perché mi serve qualcosa di più. Ho un programma di scrittura che lavori con i suoi formati proprietario standard, oppure, ad esempio, l'HTML, no? HTML è il linguaggio con cui sono scritte le pagine web, dei siti web, e è un formato di testo, è tutto puro testo, no? Se noi prendiamo una qualunque pagina, che ne so, vabbè, questa qui è poi complicata, ma una qualsiasi, la pagina web che avevo aperto, se voi andate a vedere sorgente della pagina, questo è testo, c'è cioè del testo vero e proprio, inframmezzato da dei comandi di formattazione, comandi che dicono che una certa cosa deve essere un elenco puntato, una certa altra cosa deve essere in grassetto, e una certa altra cosa deve essere un link e così via. Quindi tu, se voi prendete qualunque sito, adesso non so se qua la wireless funzioni, ma più o meno forse sì. E noi lo vediamo come un documento complesso, questo, no? In generale un sito web che ha una sua impaginazione. Da qua sotto in basso la wireless arriva molto male. Ma se andate a vedere visualizza sorgente pagina, con qualunque browser utilizziate, vedete che dentro in realtà ci sono, è testo, nel senso che riusciamo a leggere, non vediamo dei caratteri, no, strani di controllo come prima. Poi magari non riusciamo a capirlo, no? Perché è un linguaggio suo, no? HTML è il linguaggio con cui si descrivono le pagine web. È fatto di marcatori, di comandini, no? In formato testo. Tanto, non ci vuole neanche molto impararle, queste cose. Poi impararle bene è un altro discorso. Ma sono linguaggi abbastanza semplici. Un altro esempio, forse qualcuno, e niente, non riesco a trovare, dove è andato? Qui. Qualcuno forse si ricorderà la prima lezione, quando vi ho fatto un esempio per cercare di far capire che cosa andremo a fare in questo corso, ho detto io ho scaricato dal portale della didattica l'elenco degli studenti iscritti. E questo era scaricabile in un formato che si chiama CSV, che è un formato testuale in cui ci sono tante informazioni, una per ogni riga, e queste informazioni sono separate da virgole. No? CSV sta per comma separated variables, variabili separate da comma, da virgole. È un formato testuale molto semplice in cui ho tanti dati, ogni
in ogni riga metto un dato diverso e questi dati sono fatti da più campi, da più informazioni, e sulla stessa riga le diverse informazioni le separo con una virgola. È un file di testo con un suo formato. Formato semi-standard, nel senso che l'impagine, cioè, diciamo così, la formattazione è standard, nel senso che ci sono le virgole e ci sono gli a capo. Le virgole dividono i campi e gli a capo dividono i record, dividono le persone, dividono i dati. Poi che cosa significano i singoli campi lo devo sapere, quindi non è specificato fino in fondo, no? Devo capirlo. Normalmente spesso c'è una prima riga, no? Che la prima riga non è un dato, ma è i titoli delle colonne. È un modo per salvare una tabella di dati in un formato neutro, in un formato semplice, in cui l'interesse è sui dati semplici. Quindi questo non solo riusciamo a leggerlo, ma possiamo già anche immaginare, cominciare a immaginare di elaborarli, no? Con i nostri programmi, file di questo genere, formattati in questo modo. No? Perché anche se pensate agli ultimi esercizi che abbiamo fatto, prendi una riga di dati, separa le parole dove c'è uno spazio, dove c'è un separatore, no? Questi sono i tipi di informazioni che potremmo gestire. Poi non tutti, nel senso che questo qui è un altro formato, è un file EPS questo, è di fatto un formato PostScript, che descrive delle immagini. Questo è un formato di immagine vettoriale, non chiedetemi di spiegarvelo perché non lo so, o meglio, qui ci sono delle coordinate e ci sono dei comandi, no? Quindi molto probabilmente questo significa spostati, M sta per move, spostati in queste coordinate, poi L, line, fai una linea fino a queste coordinate, poi continua la linea fino a queste altre coordinate e così via. E questo è un formato con cui appunto normalmente si stampano le immagini o anche i testi sulle stampanti laser. Quando voi stampate su una stampante laser il PostScript, il vostro computer manda alla stampante dei comandi di questo genere, codificati in forma testuale, con un linguaggio di programmazione suo. Il PostScript è un linguaggio di programmazione, da cui poi è stato derivato il PDF, che è un formato binario semplificato rispetto al formato PostScript, per rendere, diciamo così, più veloce e più agevole l'elaborazione di queste immagini. Ma qui c'è tutto un mondo di formati testuali accessibili, comprensibili, anche se non direttamente leggibili, no? Io, in realtà, questi comandi ML non sono i comandi, no, diciamo così, ufficiali del linguaggio PostScript, ma sono definiti, è un linguaggio di programmazione, è un'immagine in realtà descritta in un linguaggio di programmazione, quindi L, ecco, vedete qua che è definito come la funzione line to, con una sintassi che non è quella del C, ma è comunque la definizione di una funzione, per darvi degli esempi. Altri esempi di formati testuali, ad esempio, sono formati di descrizione di un testo. Questo qua ad esempio è il formato LaTeX, che è il formato con cui noi normalmente scriviamo articoli o libri scientifici, che è testo inframmezzato da comandi, che in questo caso l'editor evidenzia per chi riconosce, che quindi io, se devo scrivere un documento complesso, non userò mai Word, che poi ogni tanto si pianta, ogni tanto mi sballa la posizione delle immagini. Uso linguaggi di questo genere in cui mi concentro sul contenuto, poi il layout, l'impaginazione la fa il programma. C'è un programma apposta che prende questi file di testo, li compila e mi tira fuori un PDF fatto bene. Quindi c'è un mondo di linguaggi di tipo testuali che sono tutti facilmente leggibili e scrivibili dai programmi con le istruzioni che impareremo a vedere. È chiaro che poi ciascun caso è sempre un file di testo, ma poi qual è il significato di quel comando caption, o il significato di quel comando L, o il significato di questa riga con i suoi campi, dipende di caso in caso. Allora, che cosa impareremo a fare noi di tutto questo mondo? Beh, di fatto impareremo a gestire sia in alcuni casi formati, cioè file di testo puro, quando
faremo esercizi del tipo: esiste un file che contiene un testo, una descrizione, una narrativa, un racconto, immaginiamoci un racconto, e bisogna fare delle operazioni su questo. Allora, un testo libero, in cui, che è tipicamente strutturato in parole, frasi e capoversi. Allora, alcuni tipi di problemi li faremo lavorando con file di testo di questo genere. In altri casi, invece, e la maggior parte degli esercizi che faremo, invece sarà su file formattati a campi, a colonne, in cui ci saranno vari campi, varie righe, scusate, in ciascuna riga ci saranno più campi, più valori, e questi valori saranno separati da un carattere di separazione. Nel mondo reale il carattere di separazione normalmente è la virgola oppure il punto e virgola. Per semplicità nostra, negli esercizi che vediamo, quasi sempre il carattere di separazione sarà lo spazio, ma solo perché è più comodo descriverlo e leggerlo, perché la scanf si ferma già allo spazio, quindi, ma è una questione puramente di semplicità, ecco, è lo stesso concetto, è quello. Quindi, di tutti questi formati di file, in realtà le istruzioni che vedremo per aprire, leggere, scrivere, modificare un file valgono su tutti. Ma poi noi impareremo più nel dettaglio, no, a lavorare con file di testo puro, testo libero, oppure file con campi separati, separati da qualche separatore, quindi righe di valori, tabelle di dati in certo senso, codificate in un file ASCII con un formato separato, separato da comma, separato da spazio, separato da punto e virgola o quello che volete. E allora vediamo come appare, no, a un programma in C un file. Un file è un oggetto che risiede da qualche parte sul disco fisso. Il programma eseguibile risiede in memoria centrale, viene eseguito dalla CPU. Sono in due posti molto diversi. Ok? Quindi il programma non avrà mai accesso diretto al contenuto del file. Quando un programma vuole leggere un file, dovrà chiedere al sistema operativo di intermediare e chiedere: senti, io avrei bisogno di leggere un file che si chiama così. Mi dai l'accesso a quel file? E di quel file mi dai per favore i primi 100 byte, così me li guardo? O puoi aggiungere al fondo del file questi altri 50 byte che ti sto fornendo? Quindi c'è una negoziazione, c'è un'interfaccia tra il programma e il sistema operativo per accedere al file, perché l'unico che può leggere o scrivere veramente su disco è il sistema operativo, che controlla le memorie di massa. Il programma non può direttamente. Quindi il programma può usare delle istruzioni attraverso le quali si entra in collegamento, in connessione, in relazione con un file fisicamente memorizzato su disco, e su questa connessione può chiedere al sistema operativo di fare delle operazioni di lettura e scrittura, tipicamente. Allora, questa connessione è gestita da una variabile, nel caso del linguaggio C, è gestita da una variabile di un tipo particolare, un tipo che si chiama file asterisco, file pointer. Cioè, tutte le volte che noi vogliamo usare un file, le operazioni che faremo su questo file devono passare attraverso una variabile particolare di cui abbiamo solamente il puntatore, di cui il sistema operativo ci fornisce il puntatore, per quello c'è un asterisco. Una variabile di tipo file, file scritto tutto in maiuscolo, file è il tipo di dato, vedremo domani, in realtà questo file è una struttura, domani capiremo cosa è una struttura, ma per il momento non ci serve. Sappiamo che abbiamo un puntatore, questo puntatore in realtà noi non possiamo farci nulla, ma tutte le volte che chiederemo al sistema operativo di agire su un determinato file, dovremo dare questo puntatore al sistema operativo dicendo: questo è il file, o perlomeno è il riferimento alle informazioni che ti servono sul file su cui voglio lavorare. A volte viene chiamato questo puntatore anche file handle, handle come maniglia. Cioè qualcosa attraverso cui posso gestire il file, no? È la maniglia che mi serve, immaginatelo come un joystick, no? Una maniglia che mi serve per poter fare delle cose sul file. Non è il file,
ma è un riferimento a. I file, allora, tutto questo tipo di dati è già definito in standard input-output.h, che già conosciamo bene, e ci permette di accedere ai file in due modalità prevalenti, una modalità ad accesso sequenziale o una modalità ad accesso random, accesso libero. Accesso sequenziale significa, mi pare sia scritto qui, accesso sequenziale significa vedere il contenuto del file come una lunga serie di byte ai quali posso arrivare solamente in ordine. Il primo, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto, poi il quinto. Quindi un file si può leggere, quando leggo il contenuto di un file, lo posso leggere solamente a partire dal primo carattere e andare avanti fino all'ultimo. Quando io, viceversa, voglio scrivere il contenuto di un file, dovrò scriverlo a partire dal primo carattere, dalla prima riga, e andare avanti su quelle successive. In una modalità di accesso sequenziale ai file non è possibile aggiungere qualcosa nel mezzo. Non è possibile aprire il file cominciando a leggerlo dalla quindicesima riga. No, devo leggerlo dalla prima. Non è possibile, dopo che ho letto una riga, tornare indietro e leggere quella prima. Sono solo possibili operazioni di lettura, no? Appunto, sequenziale. In realtà in C esistono anche delle funzioni per l'accesso diretto al file, in cui io posso dire, guarda, leggimi, dammi i byte che vanno dal 1500 al 1800, quei 300 byte lì, a metà del file. E oppure scrivimi questo blocco di dati sovrascrivendo, questi indirizzi di byte. Noi non faremo queste funzioni, non perché siano complicate, ma perché di fatto si applica il concetto di accesso diretto, e quindi leggere e scrivere dentro un file senza leggerlo dall'inizio, dalla prima all'ultima riga. Questo si applica solamente a file binari e solamente ad alcuni tipi di file binari. Perché in un file di testo, riprendiamo questo, se io volessi modificare la riga numero 30, come faccio a sapere a quale byte si trova la riga numero 30? Se non ho letto le 29 precedenti. Perché queste righe hanno tutte una lunghezza, una diversa dall'altra. Quindi non ha senso dire, ragionare in termini di byte. In realtà poi questo editor qua ce lo dice, sono a 23.081 byte. Quindi al 23.081 byte, ah no, questa è la lunghezza totale, scusate. Allora non me lo dice qua, bisogna farselo dire. Vabbè. Di questi 23.000 byte, la riga 30 inizia a un certo numero di byte, ma lo posso sapere, basta che io conti la lunghezza delle righe precedenti più il carattere di fine linea di ciascuna, e so qual è, ma dopo che le ho lette, non a priori. Quindi nel caso di file testuali ha senso solamente un accesso di tipo sequenziale. L'accesso di tipo diretto, vai al byte numero 1000, funziona se io ho una struttura dei dati estremamente rigida, come l'esempio che facevamo prima, 1000 numeri interi. Allora, 1000 numeri interi codificati in complemento 2 su 32 bit, il byte numero 1000 mi dà esattamente il 250esimo numero. No, perché il numero 1000, ogni numero occupa 4 byte, il byte numero 1000 è il 250esimo, 1000 diviso 4. Quindi so esattamente qua, se mi serve modificare il 250esimo numero, vado a leggere i 4 byte a partire dal 1000, quindi 1000, 1001, 1002, 1003, li leggo e poi volendoli posso riscrivere, modificando quel numero lì. Ma solo perché so già esattamente a priori a quale byte è memorizzato quale dato. Questo nel caso di file binari in alcuni casi succede, nel caso di file di testo mai. Questo è il motivo per cui noi lavoreremo solo ed esclusivamente nella modalità di accesso sequenziale ai file. Programma quindi di fatto può leggere o scrivere il contenuto del file, diciamo un byte alla volta, concettualmente un byte alla volta, a partire dal primo andare avanti. Quindi a volte si usa anche il termine stream,
flusso di dati, per distinguere il file, che è una cosa statica salvata su disco, che è ferma lì, rispetto al flusso dei dati, che sono di fatto la coppia dei valori che ci sono nei file, che vengono via via, gradualmente passati dal programma, letti, assorbiti e consumati dal programma. Io apro un file, comincio a leggere il contenuto un byte dopo l'altro, poi prima o poi il file finirà, terminerà. Non ci sono file di lunghezza infinita. Allora, anche qui ci sarà un modo particolare, no? Perché il programmatore si possa accorgere che il file che sta cercando di leggere è finito. E questa è una condizione che prende il nome di end of file, e è in qualche modo codificata da un carattere fittizio, un po' come la fine stringa, quando trovo uno zero sono arrivato alla fine della stringa e so che non c'è altro dopo. E idem un file, quando ho letto i 23.000 byte di quel mio file di testo, poi non ce ne sono altri da leggere. È diverso rispetto a leggere la tastiera. Leggere la tastiera, io posso sempre cercare di leggere un altro dato, sperando che poi l'utente abbia voglia di inserirlo, perché l'utente è sempre lì, la tastiera è sempre pronta. Mentre invece in un file, quando ho finito di leggerlo, non ce n'è più. Non posso provare a leggere ancora, vediamo se c'è ancora un'altra riga. No, non c'è, se ho letto l'ultima, il file è finito. Quindi tutti i programmi che leggono file si devono predisporre a un certo punto e dire ok, il file è finito, questi sono tutti i dati che ho, punto e basta, non ne posso avere altri. Allora, poi torniamo alle funzioni. Sempre in questa dualità, il file da un lato risiede su disco e dall'altro in realtà ho un flusso, uno stream, che mi permette di ricevere un po' alla volta i dati contenuti nel file stesso. Allora, noi usiamo questa, il C di fatto usa questa terminologia di apertura o chiusura di un file. Allora, normalmente voi prendete il vostro computer, lo guardate, dentro ci saranno 10.000 file. La maggior parte sono il sistema operativo, i programmi che avete installato, però le fotografie, i documenti, i programmi, gli eseguibili, sono lì. Sono tutti chiusi. Nel senso che non sono direttamente accessibili a nessun programma. Voi lanciate il vostro programmino, ma il programmino non può vedere, non ha immediatamente accesso a tutti questi file. Sappiamo che ci sono, ma il programma non li può toccare. Fino a quando il programma non chiede al sistema operativo, per favore, ho bisogno, mi interessa, lavorare su quel file specifico. Attraverso un'operazione che appunto prende il nome di apertura del file. Aprire un file significa chiedere al sistema operativo di accedere al contenuto del file. E quello crea di fatto un file handle, no? Crea il puntatore al file attraverso il quale poi il programma potrà agire successivamente sul file stesso, leggendolo o scrivendolo. Quindi quando lo apro io devo chiedere al sistema operativo o voglio accedere a quel file in modalità di lettura per poterci leggere i dati, oppure voglio accedere a quel file in modalità di scrittura per creare un file nuovo con dei dati che adesso ci metto dentro io. Quando poi ho finito di lavorare, il file viene chiuso, quindi dico al sistema operativo non mi serve più questo file, distruggi l'handle, distruggi lo stream dei dati e il file continua a tornare, continua a essere, diciamo così, residente su disco ma non direttamente accessibile al programma. Quindi un programma, prima di poter lavorare su qualunque file, come prima cosa deve aprirlo. E quali informazioni serve per poter aprire un file? Essenzialmente serve il nome del file stesso. Devo dire al sistema operativo, quando dico voglio quel file, come qualifico quel? Attraverso il suo nome. Non a caso ogni file ha un nome univoco che è dato dal suo nome più il nome della cartella che lo contiene, il percorso di cartelle che lo contiene. Allora, l'operazione di apertura è un'operazione semplice, no? Che prende, in cui il programma passa al sistema operativo, mediato dalle librerie di sistema del C, il nome di un file, il sistema operativo restituisce un puntatore attraverso cui poi il programmatore può agire sul file. Allora, vediamolo in pratica, non solamente nelle figure. Eccolo qua.
E proviamo a lavorare, dunque facciamo un progetto nuovo. Lo chiamiamo primo file, perché qua ci mettiamo, impariamo gradualmente le varie istruzioni per lavorare con i file. Allora, immaginiamo di avere un semplice file di testo, no? Adesso ce lo facciamo noi di prova, un testo libero e vogliamo imparare a leggerlo e scriverlo. Per ora leggerlo, per oggi ci accontenteremo di leggerlo. Leggerlo, non so, per fare delle statistiche stupide, quanti caratteri ci sono, quante righe ci sono, cose che abbiamo già fatto, no? Quando i dati venivano inseriti da tastiera, ma adesso cerchiamo di fare le stesse operazioni quando i dati invece sono residenti su file. Poi via via complicheremo la cosa. Allora, ciò che dobbiamo fare è definire come prima cosa un puntatore, un handle, attraverso il quale potremo fare le operazioni sul file. Io normalmente li chiamo F, F1, F2, a volte G, no? Queste variabili, questi puntatori. Chiaramente il nome è totalmente arbitrario. In alcuni esercizi li trovate chiamati FH, o AFH, BFH, CFH, FH sarebbe per file handle, per ricordarmi che è un handle, ma per me, secondo me c'è già l'asterisco che mi ricorda che è un puntatore, quindi vuol dire la stessa cosa. Come sempre, è il nome di una variabile. Allora, le operazioni di base su un file sono, dicevamo, l'apertura e la chiusura, che devono andare ovviamente a coppie. L'apertura di un file avviene attraverso una funzione che si chiama fopen e la chiusura di un file avviene attraverso una funzione che si chiama fclose. Funzioni che sono già in standard input/output.h definite, quindi non è necessario includere nulla di particolare. Come se vogliamo, a regola generale, tutte le funzioni che lavorano sui file hanno un nome che inizia con la lettera F. Per ovvi motivi. La funzione fopen, adesso vediamo quali parametri ha, crea un nuovo puntatore, mi restituisce un nuovo puntatore a un file. Precedentemente chiuso, adesso diventa aperto. Con quel puntatore, con quella variabile F, posso farci ciò che voglio. Ad esempio, usare appunto questa variabile f per leggere i contenuti del file stesso. E in ultima analisi, nell'operazione fclose, dovrò dire al sistema operativo chiudi il file quale? Quello che è associato al puntatore f. Quindi il parametro della funzione fclose è il puntatore, lo stesso puntatore che è stato restituito dalla funzione fopen. Deve essere esattamente un puntatore restituito alla funzione fopen. Da qui in avanti f non può più essere usato, perché la variabile esiste, quel puntatore punta ancora da qualche parte, ma le informazioni legate a quel puntatore non sono più associate a nessun file vero. Il file è diventato scollegato rispetto al programma e il programma non lo può più toccare. Quindi il file handle ha una sua validità che va dal momento in cui il file viene aperto al momento in cui il file viene chiuso. Ricordiamoci sempre di chiudere il file prima di terminare il programma, è buona norma farlo. Poi in realtà quando il programma esce ci pensa già il sistema operativo a chiudere tutti i file eventualmente rimasti aperti. Però facciamo così. È buona norma pulire le cose, no? Raccogliere le cartacce prima di uscire. Ok, fopen è una funzione che riceve due parametri di tipo stringa, di cui, molto gentilmente, si pianta. Allora. Open. Chiamato primo file, ho
ovviamente non ho ancora salvato nulla, e ricominciamo da capo. Abbiamo detto file asterisco F, F uguale F open, F close di F. Adesso lo salvo prima che... Ok, allora dicevo, la funzione fopen ha due parametri, riceve due parametri, il primo parametro è il nome del file, il secondo parametro è la modalità di accesso. Adesso, niente, è questo che non mi piace. No, lo dico parole senza scriverlo. Il primo parametro è il nome del file, il secondo è la modalità d'accesso. Entrambi sono parametri di tipo stringa. Ok? Il primo è più facile da capire perché è il nome del file che voglio, a cui voglio accedere. In questo caso dicevamo vogliamo provare a leggerlo solamente. Quindi chiamiamolo, non so, prova.txt. Con un'istruzione di questo genere stiamo chiedendo al sistema operativo di dare accesso a questo programma al file che si chiama prova.txt e che si trova dove? Si trova nella directory corrente del programma stesso. Quindi tipicamente dove, se voi lo lanciate da modalità console, nella directory in cui vi trovate, oppure nella directory in cui si trova l'eseguibile. Quindi lui cerca di aprire un file prova.txt cercandolo nella directory corrente. Se noi volessimo accedere a un file che si trova in una directory diversa, vabbè, sarà semplicemente possibile definire la directory completa, ad esempio, non so, c due punti, users, Fulvio, documenti o qualcosa del genere, un percorso di questo genere. No, a questo punto definisco il percorso completo in cui si trova il file. Un percorso completo sotto Windows inizia col nome di una lettera di disco e poi con vari livelli di cartelle separati da backslash, la sbarra rovescia. Poiché backslash è un carattere speciale all'interno delle stringhe in C, perché mi serve per fare le barra n ad esempio, no? Per mettere un singolo backslash devo metterlo doppio nella stringa. Quindi backslash mi serve a indicare il singolo carattere di backslash. Se io lo dimenticassi, scrivessi così, lui cercherebbe di interpretare barra U come un carattere speciale e può darsi che voglia dire qualcosa, può darsi di no, non me lo ricordo. Se invece siete su macchine a base Unix, quindi Linux oppure Mac, tipicamente i file hanno un percorso di questo genere. Home, Fulvio e non so, documenti, prova.txt. Dove la sintassi di descrizione del percorso è diversa, nel senso che beh, su sistemi a base Unix non esiste il concetto di disco A, B, C, D, ma esiste un'unica radice su cui sono poi montate le varie parti di file system. Questa radice è identificata da una prima slash e poi all'interno di questa radice ci sono vari livelli sottocartelle separati questa volta da una slash diretta e non una slash rovescia, da una barra diretta e non rovescia. Essendo una barra diretta non ha bisogno di avere il backslash davanti perché non è un carattere di per sé speciale. Quindi la sintassi per specificare i nomi delle directory cambia a seconda del sistema operativo che usate. Se non specificate la cartella ma solamente il nome del file, lui va a prendere una cartella corrente del file, incede il programma e non avete bisogno di specificarlo. Però se lo fate, fate attenzione che... E questa è la parte semplice, il nome di un file. Se nella directory corrente basta il nome, altrimenti serve il percorso completo. Il secondo parametro invece indica, dicevamo, le modalità d'accesso.
Queste modalità d'accesso sono, diciamo così, riassunte da una stringa di 2 o 3 caratteri, che indicano che cosa noi vogliamo fare col contenuto di quel file. Le più usate, più frequentemente utilizzate modalità d'accesso sono queste. Se io voglio solamente leggere il file, la modalità d'accesso sarà R, read. Se voglio solo scrivere il file, la modalità d'accesso sarà W, write. Solo scrivere vuol dire che io sto creando un file nuovo che non esisteva prima e ci scrivo dentro, lo creo. Se per caso esisteva già prima un file con lo stesso nome, viene prima cancellato e poi lo ricreo da zero, nuovo. Invece la modalità append è una modalità di scrittura che però preserva un file esistente e quindi aggiunge in fondo, no? Permette di scrivere in coda, in append, appendendo in fondo, ad un file esistente. Quindi il file aveva 100 righe, io lo apro in append, posso scrivere dalla riga 101 in avanti, le prime 100 rimangono. Non le posso leggere, perché posso solamente scrivere in modalità append. In modalità write, invece, scriverei dalla riga 1, e quindi le prime 100 righe, nel momento stesso in cui faccio l'fopen, sono perse, no? Le ho distrutte. Poi ci sono delle varianti col più, che dicono, vabbè, tu apri modalità lettura, però permettimi anche di scrivere. In realtà questo funziona solamente per file ad accesso diretto, non per file ad accesso sequenziale, poi, quindi praticamente non useremo quasi mai. Quindi, di fatto, noi lavoreremo con queste 3 modalità, lettura, scrittura e scrittura al fondo, no? Scrittura dal nuovo, write, e scrittura in fondo, append. Che cosa? Allora, la funzione fopen prova ad aprire il file, quindi a creare un collegamento con quel file, nella modalità specificata. Dico prova perché è un'operazione che non è detto che riesca. Perché magari il file non c'è, il nome del file è sbagliato, o c'è ma è protetto in lettura, è protetto in scrittura, o si trova nella cartella sbagliata, per una miriade di ragioni il sistema operativo potrà dire no, tu quel file non lo tocchi, o perché non c'è, o perché non hai il diritto di toccarlo. E allora la funzione fopen è sempre una chiamata a rischio. Può darsi che funzioni, può darsi di no, dipende. E quindi la prima cosa che dovrò fare, non appena ho chiamato la funzione fopen, è verificare se la chiamata ha avuto successo, se effettivamente sono riuscito a creare questo collegamento, ad aprirlo questo file. Allora, per noi, dicevamo nel primo esempio, lo apriamo in modalità lettura, read. E quindi, chi l'ha creato quel file? Beh, ce lo creiamo noi a mano adesso. E come prima cosa dobbiamo verificare, fatemi mettere un commento a queste cose, dobbiamo verificare se il file, se, diciamo, se l'apertura del file è avvenuta correttamente oppure no. Questo ce lo dice la funzione fopen stessa, perché il valore che viene restituito da fopen normalmente è un puntatore, dicevamo, a un file handler, quindi una struttura che contiene le informazioni per accedere al file. Se l'operazione di apertura non avviene, invece, questo valore viene restituito con uguale alla costante null. Se ci riesce mi restituisce un puntatore vero, altrimenti mi restituisce null. Null che cos'è? Null è zero. È un puntatore che vale zero, che punta all'indirizzo di memoria zero, che è un indirizzo sicuramente non valido. No? Non c'è niente all'indirizzo zero. Sicuramente niente di accessibile al programma. Allora è uno zero che serve per segnalarmi una condizione di errore, è un puntatore non valido, facilmente riconoscibile. Quindi sempre, subito dopo aver cercato di aprire un file con fopen, dobbiamo sempre controllare se il file handle che ci è stato ritornato è valido o no, controllando se la variabile f è uguale o non uguale a null. Null è una costante simbolica definita sempre dentro standard input output.h.
E questa costante è definita come un puntatore a indirizzo 0, no? Uno 0 di tipo puntatore, non è uno 0 di tipo intero. Attenzione a non confonderlo, noi non abbiamo usato questa terminologia, ma sulle slide o a volte sui libri trovate null con un L sola. Null con un L sola è il nome, guardate quante ce ne sono qua di null con un L sola, è il nome di un carattere di controllo. È un byte che ha come codice ASCII 0. Quindi null con un L sola è un byte, è un char, un carattere singolo che vale 0. È quello che usiamo come terminatore di stringa. Noi lo chiamiamo 0 perché lo prepariamo direttamente del lavoro, terminatore nullo. E il terminatore nullo, diciamo così, il suo nome ufficiale è null, con un L sola. Mentre con due L è un puntatore, è un indirizzo. Sono due costanti diverse, le hanno fatte simili per renderci la vita più divertente. Allora, se f è uguale a null, non c'è niente da fare. È impossibile aprire il file prova.txt. E non posso far altro che terminare il programma. Se invece f è diverso da null, non posso fare altro, non è vero, perché magari potrei richiedere all'utente di scrivere meglio il nome, o... però in questo caso semplice termino, non potrò sicuramente fare altro con quella variabile f. Quella variabile f è nulla e quindi non ci posso lavorare. E qui dovrò a questo punto elaborare il contenuto del file. Qui in mezzo, per poi alla fine chiuderlo. Quindi questo è lo scheletro minimale che ci permette di lavorare col file. Poi all'interno qui dovremo chiaramente farci qualcosa. Allora proviamo a perlomeno aprirlo per la prima volta il file, aprirlo e chiuderlo, non fa nulla, non fa male. Allora per poterlo fare creiamoci un file che chiamiamo prova.txt e lo salviamo, per ora salviamolo qua. E prova.txt, io sto usando il call blocks per, come editor di file di testo adesso, non sto più usando per programmare, no, per, potrei usare un altro editor qualsiasi, ho già aperto questo, mi è comodo usare questo, no? Una cosa del genere, una frase particolarmente intelligente. E lo salviamo. Allora, questo, è un, cioè, come dice lui stesso, è un file di testo. È lungo, quanto è lungo? Quanti byte sarà lungo? Andiamo a vedere, no, vediamolo col... la linea di comando volendo, torniamo su. Questo è un file lungo 77 byte. È lungo 77 byte, la prima riga sono 27 caratteri, la seconda sono 22 e così via, se, uno, se vogliamo ci facciamo una somma per vedere se i conti tornano, no? Quello è. Adesso vediamo se eseguendo questo programma, ecco lui non mi dà errore, non ha fatto niente ma non mi ha dato errore, quindi presumo che sia riuscito effettivamente a trovare e aprire questo file. Per avere la controprova cambiamo il nome al file che il programma cerca di aprire, e in questo caso dovremmo, ci aspettiamo che ci dia un errore, dice non sono riuscito a trovare quel file lì. E infatti è impossibile aprire il file. Quindi
adesso mettiamo il nome giusto, il programma è riuscito qui ad aprire il file. Adesso cosa ci posso fare? Vabbè, posso leggere, no? Impariamo a leggere il contenuto del file stesso. Lo leggiamo come? Dall'inizio in avanti, dal primo carattere in avanti, dalla prima linea in avanti. E quali sono le funzioni C che mi permettono di leggere il contenuto in un file? Sono le stesse, con un nome leggermente diverso, leggermente modificato, sono le stesse che usavamo per leggere i dati da tastiera. Per leggere il contenuto in un file posso usare fscanf, posso usare fgets, posso usare fgetc. Sono parenti di scanf che leggeva da tastiera, sono parenti di gets che leggeva un'intera riga da tastiera, sono parenti di getchar che leggeva un singolo carattere da tastiera. Con l'F davanti mi ricordano che loro lavorano su un file. Fscanf dimentichiamola subito, perché abbiamo già percepito, diciamo, la difficoltà nella gestione degli errori sulla funzione scanf, e la settimana scorsa ci siamo convinti che il modo giusto di leggere le cose è leggiamole con gets e poi con sscanf andiamo poi a fare le pulci all'interno della stringa, così siamo in grado di analizzare bene il formato. A maggior ragione con i file, tu apri un file che un altro ti ha dato, non hai la minima idea di che cosa ci sia lì dentro. Quindi è meglio essere abbastanza molto prudenti, al limite della paranoia, no? Sul contenuto, su ciò che stai leggendo. Quindi fscanf esiste, ma non la usiamo. Eh? Poi parlerete con i vostri compagni di corso, tra i miei colleghi ce ne sono alcuni che sono molto più contrari, altri che sono molto più, diciamo così, permissivi nei confronti dell'uso della funzione fscanf, ma io la trovo comunque in generale una cattiva idea, c'è un modo migliore di fare le cose. Allora, vediamo il modo più semplice di leggere un file, usare la funzione fgets. La funzione fgets cosa fa? Cos'ha? Come funziona? Ha tre parametri. No? Vediamo se ce lo dice il manuale, senza piantarsi. La funzione, non fgetPos, fgets. Niente, non gli piace. Oggi non sono fortunato in questo. Fclose, eccola qua, fgets. La funzione fgets, dice il manuale, accetta tre parametri. Il primo parametro è una stringa, un puntatore a stringa. Il secondo parametro è un numero intero. Il terzo parametro è un file asterisco, è un riferimento allo stream. Quindi dice, leggimi la prossima riga, gets, fa quello, legge una riga. Leggimi la prossima riga dal file nominato nel terzo parametro, il cui handle è passato come terzo parametro, e deposita il contenuto di tale riga all'interno della stringa che ti passa come primo parametro. E quindi devo ovviamente preparare e dichiarare una stringa. Per evitare che la lettura del file vada a sforare il contenuto della stringa, ti dico anche quanto è lunga la stringa, quanto è lungo il massimo numero di caratteri che tu hai il permesso di leggere dal file. Quindi la funzione fgets legge fino a num-1 caratteri, num è il secondo parametro, dal file stream dato e li mette, li butta all'interno di str. La stringa che è fgets, perché num-1? Perché ha bisogno dello spazio, ha bisogno del terminatore nullo. Quindi la stringa letta è sempre terminata con null e fgets si ferma quando raggiunge la fine di una linea, cosa che già sapevamo per gets. Attenzione alla differenza: nel qual caso, cioè quando raggiunge la fine della linea, str contiene quel carattere di fine linea,
Avevamo detto fino alla settimana scorsa che la funzione getS legge una riga intera, compreso il terminatore di riga, il barra n, ma poi quel barra n non va a finire nella stringa. Funziona così. La fgets invece legge una intera riga dal file, compreso il terminatore di riga, ma quel terminatore di riga viene messo dentro la riga, dentro la stringa. È diverso qua, quindi alla fine ci aspettiamo che le stringhe lette con fgets abbiano un carattere in più in fondo, il barra n. In realtà questa scelta non è solo per farci del male, è il fatto che la fgets, nel caso di righe troppo lunghe, più lunghe del contenuto della lunghezza della stringa, non possono leggere l'intera stringa fino al barra n, ma leggono solamente, immaginate una riga di 200 caratteri e io la voglio leggere in una stringa da 50, quindi dirò fgets è il nome della stringa, virgola 50, virgola f. Se la riga è da 200, lui leggerà i primi 50 caratteri, anzi 49, perché poi c'è il terminatore nullo, e me lo mette nella stringa. Allora, io posso accorgermi nel mio programma se lui ha letto l'intera riga oppure no, dal fatto che l'ultimo carattere che mi ha letto sia o non sia il terminatore di riga. Se lui è riuscito a leggere tutta la riga, nell'ultimo byte trovo barra n. Se non trovo barra n, vuol dire che di quella riga mi è arrivato solamente un pezzo, perché la riga in realtà era più lunga della stringa. Casi abbastanza rari, ma... Professore, prego. Quindi, in teoria dovremmo avere sia il terminatore nullo, sia il barra n, secondo... Sì, nell'ordine inverso. Prima il barra n e poi il terminatore nullo. Certo. Quindi abbiamo n che comunque... sì. Sì, se tu conti i caratteri utili, rispetto ai caratteri utili hai poi un byte in cui mettere barra n e un byte in cui mettere il terminatore nullo. Sì. Cui mettere, in cui l'fgets ti mette quei caratteri, quindi tu devi dargli lo spazio per poterlo fare. Allora, vediamo il nostro caso, definiamoci una stringa di 50, tanto sappiamo che nel nostro file di prova le righe sono più corte di 50 caratteri, e ci definiamo un vettore che chiamo riga, per ricordarmi che legge una riga dal file, quindi definisco una stringa, finora semplicemente una stringa, niente di più, di 50 più 1 caratteri, lui direbbe più 2, va bene. A questo punto leggo la prossima riga del file, qual è la prossima? La prima, l'ho appena aperto il file, quindi sarò all'inizio, quindi leggo la prima riga. Riga lung f. Primo parametro, il nome della stringa. Senza asterischi, senza parentesi quadre, è il nome di un vettore, cioè il puntatore all'inizio della stringa. Secondo parametro, numero intero che mi dice quanti caratteri posso leggere? F, e terzo parametro, lo stream da cui leggere. Poi se vogliamo, stampiamo subito cosa abbiamo fatto, ho letto per %s riga, così vediamo che cosa ha fatto. Questo qua lo togliamo per il momento, perché abbiamo deciso di leggere una riga e non un carattere singolo. Quindi ho aperto il file e da questo file ho letto la prima riga. Leggo la prima riga, la stampo, poi questo programma, dopo aver stampato la prima riga, chiude il file e termina. Quindi in realtà del mio bellissimo file, in questo momento sto leggendo solamente la prima riga. Ho letto, questo è un file di testo. Eseguendo questo programma, lui ha aperto il mio file prova.txt, ha letto la prima riga del file all'interno della variabile che si chiama riga, e ha stampato la variabile riga, effettivamente questo è un file di testo, è esattamente il contenuto della prima riga del file. Dopodiché ha chiuso il file e ha terminato il programma. Okay, quindi siamo riusciti a trasferire il contenuto di un file che stava su hard disk in quella cartella
che è la stessa cartella, normalmente quando attiviamo i programmi da CodeBlocks, lui li attiva nella cartella principale del progetto, dove sta il main.c, non dentro bin, debug o altro, quindi nella cartella principale. E abbiamo trasferito dentro la variabile del programma questa stringa, questa prima riga. A questo punto, qui, dalla riga 26 in avanti, il programma può farne che cosa vuole di questo testo. Ormai non c'entra più niente il file, è dentro una stringa, dentro un vettore di caratteri, posso farne ciò che voglio. Ok? L'unica operazione di interazione col file è l'fgets. Ecco, una riga sola è un po' poco, ci interesserebbe magari ripetere l'operazione più volte, finché ci sono righe. Quindi questo dovrebbe essere una cosa che dovremmo inserire in un ciclo. Io voglio stampare ad esempio l'intero contenuto del file, leggere una riga per volta, e per me l'elaborazione al momento, vista l'ora, è solamente stampare. Il problema è come faccio a sapere quando c'è ancora qualcosa da leggere. C'è una funzione che si chiama FOF. FOF di F, sembra uno scioglilingua. EOF sta per end of file. Poi ci ha messo un F davanti perché tutte le funzioni sui file iniziano con la lettera F. Quella funzione restituisce un valore booleano vero o falso a seconda che la lettura del file sia già arrivata a leggere il carattere di end of file. Quindi se ha già letto l'end of file mi restituisce vero. Se non mi restituisce vero vuol dire che c'è ancora roba da leggere. Quindi tipicamente la condizione, poi domani lo rielaboreremo e lo faremo in modo più compatto, ma tipicamente la condizione è, la scriveremo in questo modo, while not end of file di F. Finché non, punto esclamativo, not, finché non sono arrivato all'end of file sul file F. Allora, finché non sono arrivato all'end of file, leggo un'altra riga, perché se non sono all'end of file vuol dire che c'è, e la stampo. E itero, ripeto, a un certo punto il file verrà letto tutto, arriverò alla condizione di end of file, e ho finito. Quindi in questo caso, questo è un file di testo che usiamo come prova per il nostro programma. Poi c'è un'anomalia, ma questa anomalia oggi non ho più tempo di raccontarvi e di correggervi, che l'ultima riga viene considerata due volte. Questo poi ci ragioniamo meglio domani, perché ha a che vedere con i dettagli di funzionamento dell'end of file. Però per ora abbiamo inserito in un ciclo la lettura di una riga alla volta, riuscendo a fermare il ciclo quasi, no? C'è ancora una piccola anomalia, ma siamo riusciti a fermare il ciclo quando il file è terminato. Domani riprendiamo da qui per pulire anche l'errorino che è rimasto.